Buonasera a tutti, le persone che partecipano a questo webinar del Festival della Salute Globale, grazie al Festival per lo spazio che ci viene dato. E questa sera raccontiamo, crediamo noi, una bella storia che nasce da Brescia, ma si diffonde e si sta diciamo, espandendo in diversi luoghi del mondo. Nasce dai momenti, dalle settimane più tragiche che abbiamo vissuto per l'emergenza Covid-19. Ci presentiamo, quindi oggi ne parliamo io, che sono direttore di Medicus Mondo Italia, ONG Bresciana, via Skype, condivide da diversi anni tante esperienze di cooperazione internazionale, Marco Ruocco, direttore e project manager di Sinnova. Cosa vi racconti? Ciao Marco, buonasera. Vi raccontiamo una storia orgogliosamente bresciana. E chi siamo noi? Siamo delle ONG, quindi ONG con 50 anni di storia, che hanno una sede comune, che lavorano in co-working, quindi che condividono tante esperienze di cooperazione internazionale, si occupano di progetti, si occupano, nel caso nostro, Medicus Mundi, ovviamente di salute, quindi primary health care in particolare, di sostenere e rafforzare i servizi sanitari in paesi che non hanno risorse o che sono risorse limitate, ma che insieme a Svia Skype sviluppano tanti altri progetti di sviluppo agricolo, di rafforzamento del ruolo della donna, di sicurezza alimentare, di accesso all'acqua, di microcredito, eccetera, eccetera. E negli ultimi anni la nostra attenzione, gioco forza, si è rivolta sempre di più all'Africa, l'Africa subsahariana, che è quella che più soffre ancora di carenze di servizi di salute, di educazione, di generazione di reddito in maniera evidentemente più rilevante. E questo lo facciamo, cerchiamo di farlo con dei partenariati che allargano un po' le esperienze che viviamo al mondo delle ONG, ma anche dell'università, di soggetti pubblici, ma anche di soggetti privati. Quindi per questo vogliamo raccontarvi una storia di partnership con il mondo profit, quindi con Isinnova, e per questo che a raccontare il progetto sarà soprattutto Marco Ruocco, e che è nata un po' nella fase più critica dell'emergenza, che Brescia, come sapete, ha vissuto in forma molto drammatica. Brescia, la Lombardia in generale. Quindi in quelle torniamo alla fase 1, no? Torniamo all'emergenza. Mi rileggevo oggi i numeri che negli ultimi giorni probabilmente noi tutti un po' abbiamo perso, mentre nella fase più forte sento alle mie spalle il rumore dell'ennesima ambulanza. E siamo arrivati a 90.000 contagi, 16.000 morti, la sola Brescia ne conta 15.000 di contagi e 2.700 morti. Quindi una situazione realmente drammatica. E cosa è successo? È successo che in quelle settimane tutti noi, quindi impegnati nell'ambito della solidarietà, non ci siamo mai fermati. Noi che diciamo, abbiamo sempre fatto del concetto della resilienza un po' un mantra nel nostro operare nei paesi in via di sviluppo, quindi cercare di aiutare le comunità a resistere e ad essere più resilienti in situazioni particolarmente critiche. Proprio lì, proprio in quelle settimane, ci siamo trovati in Italia a vivere situazioni di criticità. Mi piacerebbe farvi vedere un'immagine che usavamo in queste settimane nei nostri corsi, che metteva in comparazione un triage fatto a Freetown da Emergency, non ricordo più, da Médecins Sans Frontières, una situazione di assoluta emergenza di lotta a Ebola con il triage fatto agli ospedali civili di Brescia. Stessa immagine, identica, quindi tende piazzate fuori dall'ospedale per il primo triage dei pazienti che arrivavano in una forma, diciamo, continua, progressiva e diciamo, senza sosta. Cosa è successo? È successo che in quelle settimane anche i nostri collaboratori delle nostre ONG sono diciamo, medici, infermieri, volontari, impegnati in tante situazioni di disagio, di bisogno, quindi negli ospedali, ma anche fuori gli ospedali, si trovavano in prima linea nella lotta al Covid, si trovarono contagiati essi stessi, alcuni, ahimè, in forma anche molto grave, e così noi ONG ci siamo chiesti, senza di fatto mai fermarci, cosa possiamo fare. Abbiamo pensato, innanzitutto sosteniamo la campagna
aiutiamo Brescia, in quel momento era l'emergenza, e quindi in quel contesto, parallelamente, probabilmente, anzi di sicuro, Isinnova stava pensando cosa possiamo fare noi per far fronte a delle necessità. E lì si è mosso, come nel resto dell'Italia, immagino in tanti posti nel mondo, tutta come dire, un fermento di idee, di pensieri su che cosa poter fare. E da lì, in quelle tragiche settimane, che appunto è nata l'idea, credo, adesso ne parlerà Marco, quindi da un medico illuminato, quindi la ripetiamo per chi non è conosciuta, anche se poi è venuta la ribalta dei media nazionali, il dottor Favero e con lui Cristian Fracassi e tutta Isinnova, di recuperare le maschere da sub, di Decathlon, quindi ad uso di dispositivi respiratori nella fase di emergenza, nel momento in cui c'era carenza di maschere CPAP, quindi anche nelle strutture sanitarie che lombarde o italiane che ne erano evidentemente fornite in misura non sufficiente. E quindi è per questo che, diciamo, ci piacerebbe in questo momento magari ripercorrere quella fase per poi parlare di che cosa invece facciamo oggi, vogliamo fare oggi con un nuovo progetto 3D for the Future, come ONG e come Isinnova. Quindi do la parola volentieri a Marco per raccontarci un po' la genesi di quell'idea, di quel progetto che si è sviluppato in quel periodo. Tengo a precisare che quell'idea è nata quindi da Isinnova, proposta inizialmente a Caritas Brescia, che ha voluto coinvolgere immediatamente le nostre ONG e anche l'Ufficio per le Missioni di Brescia, quindi da lì è nata un po' l'idea di 3D for the Future, di questo partenariato proprio non profit. Marco, a te la parola. Eccoci, allora. Buonasera a tutti. Allora, sono Marco Rocco, lavoro in Isinnova. Dico brevemente di cosa si occupa Isinnova, giusto per contestualizzare e far capire un po' il background che c'era dietro. Isinnova è una società che si occupa di ricerca e sviluppo, quindi lavora sia con aziende e con privati per fare consulenza e aiutare private aziende a sviluppare le loro idee. Abbiamo un focus molto forte su tutto quello che è l'ambito manifatturiero. E quindi ci occupiamo di progettazione, prototipazione, tutela della proprietà intellettuale, brevetti e tutta una serie di servizi a latere. Siamo conosciuti in ambito locale per quanto riguarda l'ambito della prototipazione della stampa 3D ed è stata questa la leva che ha creato, diciamo, il primo collegamento, quindi quello tra noi, l'ospedale di Chiari, paese della nostra zona, provincia di Brescia, e il giornale di Brescia. L'ospedale di Chiari aveva finito delle valvole. Delle valvole Venturi che servono per la somministrazione e la miscelazione dell'ossigeno. L'azienda che le produce, che normalmente rifornisce all'ospedale, non era in grado di evadere ulteriori ordini perché anche loro, come tutti, erano stati presi comunque molto in contropiede, non si aspettavano un decorso del genere. L'ospedale di Chiari ha chiesto aiuto al giornale di Brescia tramite la direttrice Nunzia Ballini se conosceva qualcuno sul territorio che potesse supportarli. Da lì, grazie poi all'assist di Massimo Temporelli, che si occupa a livello locale di innovazione, eccetera, sono arrivati a noi. Noi abbiamo preso il pezzo, abbiamo contattato l'azienda per capire effettivamente quale fosse il problema nella catena di fornitura, abbiamo ridisegnato il pezzo, abbiamo fatto i primi prototipi in 3D, che abbiamo portato all'ospedale di Chiari, dove sono stati testati. I test hanno dato esito positivo, da lì abbiamo iniziato una piccola produzione un po' più massiva, sempre in stampa 3D, una stampante più performante che c'è stata fornita dal gruppo Lonati, dove abbiamo realizzato i primi 100 pezzi e li abbiamo forniti all'ospedale. Questo ci ha dato un po' di visibilità a livello locale, visibilità che ci ha permesso di entrare in contatto con il dottor Favero, un ex primario dell'ospedale di Gardone Valtrombia, il quale ha avuto l'intuizione che dopo le valvole un altro componente che secondo la sua esperienza sarebbe venuto a mancare se la curva dei contagi avesse mantenuto gli stessi trend, sarebbero state le maschere. Ovviamente pensare di progettare e produrre qualcosa di nuovo era impensabile. L'intuizione è stata quella di utilizzare e adattare a qualcosa che fosse già di uso comune, fosse già disponibile e presente nei magazzini. La scelta è caduta abbastanza velocemente, in maniera abbastanza naturale, sulla maschera da snorkeling, che aveva tutta una serie di peculiarità che la rendevano adatta allo scopo. Copriva tutta la faccia, aveva delle valvole per lo sfiato, aveva una struttura superiore che permetteva l'aggancio di altri apparati, eccetera. E il nostro lavoro è stato quello quindi di capire quali fossero le modifiche necessarie da fare alla maschera e disegnare e stampare il pezzo che serviva poi per interfacciare questa maschera ai vari apparati presenti nell'ospedale.
facciamo i primi prototipi, li consegniamo a Chiari, li consegniamo agli altri ospedali della zona, funziona. Da lì contattiamo Decathlon per capire se effettivamente di queste maschere c'era una buona disponibilità, rassicurati del fatto che ne esistevano diverse migliaia, abbiamo proseguito con il progetto. Abbiamo deciso fin da subito di lasciare il progetto il più open possibile, quindi abbiamo creato una pagina dedicata dove abbiamo caricato tutti i tutorial che servivano per modificare la maschera, tutti i file necessari per la stampa 3D, e abbiamo dato il via al progetto che avevamo chiamato all'epoca Easy Covid. Stiamo parlando di metà marzo circa. Da lì subito si è messa in moto una macchina degli eventi che ci ha fatto ragionare sul fatto che ormai la cosa trascendeva quella che era stata l'esperienza di Sinnova. Tanti ospedali stavano cercando le maschere, la stessa Protezione Civile di Brescia aveva ordinato 500 maschere, e così in tutta Italia e anche all'estero. Noi non eravamo in grado di fornire i pezzi, le valvole, i raccordi, che abbiamo chiamato raccordo Charlotte, per tutti. Da lì abbiamo messo assieme una rete di stampatori 3D tramite collaborazioni con altre persone, tra cui di vari Fab Lab dislocati sul territorio, Fab Lab Brescia e altre persone che ci hanno supportato, dove chi voleva mettersi a disposizione poteva iscriversi su questo forum, mettere a disposizione le proprie competenze ed essere eventualmente contattato dall'ospedale per stampare i pezzi necessari. Questo ha dato modo in Italia e all'estero di contribuire alla nascita di tante esperienze che a livello locale si sono occupate della stessa cosa. Quindi, presa l'esperienza di Sinnova, presi i file e tutto il materiale necessario che noi avevamo messo gratuitamente sul nostro sito, gente ha iniziato a cogliere maschere, gente ha iniziato a sanificare, stampare pezzi e consegnarle agli ospedali. E questo poi il progetto ha superato, diciamo, le barriere nazionali, e abbiamo iniziato delle collaborazioni con diverse università e ospedali esteri per portare questo progetto anche all'estero. Ad oggi il progetto sta andando avanti, queste maschere sono attualmente in utilizzo in maniera abbastanza massiva in Sud America e in alcuni paesi del sud-est asiatico. In Italia fortunatamente l'emergenza sta rientrando, quindi non c'è più bisogno di queste maschere, da quello che sappiamo noi, perché comunque nel frattempo le normali catene di fornitura riescono a sopperire a quelli che sono i materiali necessari negli ospedali, e quindi la cosa è andata in questa direzione. Non sono in grado di dire quante maschere, quante valvole sono state stampate e distribuite, perché, come dicevo prima, la cosa ormai ha superato quello che è Sinnova, la nostra realtà aziendale, è diventata una cosa fortunatamente o sfortunatamente globale. Quello che posso dire è che comunque a livello italiano le maschere sono state utilizzate, hanno funzionato. Non mi va di dire che queste maschere abbiano salvato delle vite, sicuramente è stato uno strumento in più che noi abbiamo dato a chi ne aveva bisogno, e noi e chi ha voluto fare lo stesso gesto, che ha messo assieme maschere, kit e valvole e ha fornito agli ospedali. A questo punto i medici hanno avuto, diciamo, uno strumento in più per sopperire a diverse mancanze, a diverse esigenze che purtroppo l'emergenza avevano evidenziato. Nessuno si aspettava che sarebbero servite così tante maschere, così tanti ventilatori, così tante mascherine. È una situazione che ha preso in contropiede un po' tutti. Noi abbiamo dato uno strumento che in tanti casi è servito a tamponare un po' l'emergenza, e è stato utilizzato tanto anche all'estero e tanto in Italia. Da lì poi è finita la fase iniziale, la fase cocente un po' dell'emergenza, abbiamo iniziato a interrogarci su tutto quello che era l'impianto normativo che stava alle spalle di questo progetto. Ci siamo interfacciati con degli studi legali all'Istituto Superiore della Sanità e al Ministero della Salute per capire da un punto di vista proprio normativo come poter mettere i medici nella condizione di poter utilizzare serenamente questi strumenti. La discussione tra una cosa e l'altra non è ancora finita, perché comunque gli organismi pubblici hanno i loro tempi, però fortunatamente la situazione si è risolta da sola per quanto riguarda l'Italia. Da lì, parallelamente, mi collego, è successa un'altra cosa. Il progetto EasyCovid, quindi il progetto collaborativo di stampa 3D, per fornire agli ospedali quelli di cui necessitavano, ha funzionato molto bene in Italia, in Europa e in alcuni paesi, quelli che potremmo definire del blocco occidentale, perché
la tecnologia 3D è una tecnologia che in questi paesi, in queste zone, è diffusa ed è conosciuta. Dove il progetto EasyCovid ha funzionato meno, dove questa tecnologia non era così capillare, non era così diffusa. Fatto sta che abbiamo ricevuto giornalmente tante richieste da paesi africani, del sud-est asiatico, del Sud America, anche dell'est Europa, richiesta di valvole, richiesta di materiali. Nei primi periodi abbiamo stampato, raccolto e spedito direttamente noi pacchi, noi altre associazioni, ma da lì a pensare che forse sarebbe stato più intelligente mandare direttamente le stampanti, il passo è stato abbastanza breve. Questo è stato quello, è stata la molla che ha fatto nascere il progetto 3D for the Future. Un progetto la cui molla, la cui spinta iniziale è stata l'emergenza Covid, ma che è animata, diciamo, da una visione più a lungo termine in prospettiva futura. Quindi nel momento in cui noi diamo uno strumento e insegniamo le persone ad utilizzarlo, oggi può servire, può intervenire in alcune situazioni per quanto riguarda il caso Covid, l'emergenza sanitaria, domani può servire per altre emergenze, perché ricordiamoci che in Italia, nei paesi, chiamiamoli sviluppati, chiamiamoli moderni, si rompe qualcosa, lo si sostituisce, lo si compra, si chiama assistenza. In tante parti del mondo così non è. Se si rompe qualcosa è rotto, bisogna arrangiarsi, bisogna ingegnarsi in qualche modo, mettere assieme delle soluzioni più o meno pittoresche e si va avanti. La stampa 3D non è la panacea a problemi ben più gravi che questi paesi si trovano quotidianamente ad affrontare, però è uno strumento che in alcuni casi può fornire un supporto concreto che va al di là della semplice prototipazione in ambito industriale come viene utilizzata in Italia o lobbistica, quindi è uno strumento. Nasce il progetto 3D for the Future, o meglio, viene pensato il progetto 3D for the Future, però noi come Isinnova non avevamo la benché minima esperienza in un progetto di questo tipo, motivo per cui abbiamo fin da subito, fin dalle primissime fasi, cercato la collaborazione di alcune onlus che ci supportassero. Da lì contattiamo alcuni conoscenti, alcuni amici, approdiamo a Caritas Italia, che ci mette in comunicazione con Medicus Mundi, con Federica Nascini di Svi ed altre realtà no profit locali. Da lì creiamo, diciamo, una bella collaborazione e finalmente prende piede il progetto 3D for the Future. L'altro step è stato quello, ahimè, economico, perché il primo progetto EasyCovid era stato coperto, diciamo, da fondi aziendali. Il progetto 3D for the Future, molto ambizioso, non siamo stati in grado di sostenerlo finanziariamente, motivo per cui abbiamo lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, che è una forma abbastanza famosa, dove i beneficiari sono le onlus che ci stanno supportando, che ci danno una mano anche in questo caso, una mano ulteriore come collettore dei fondi, sia a tutela dell'operazione che a tutela giustamente dei donatori. Da lì è nata poi la collaborazione che prevede la creazione, l'acquisto, l'allestimento di kit, sono dei veri e propri kit che contengono la stampante 3D, il materiale necessario alla stampa, dei manuali che poi realizziamo anche online, li carichiamo sulla nostra pagina e su una piattaforma di formazione che stiamo realizzando in questo periodo, e del materiale sanitario per far fronte, diciamo, in questo momento a quella che è l'emergenza sanitaria. Il primo kit è già partito, è già arrivato, e adesso in questi giorni partiranno gli altri. I paesi, quelli che ad oggi sono interessati dal progetto, sono quelli che citava prima Massimo, quindi la zona un po' dell'Africa subsahariana, l'Africa occidentale. Grazie Marco. Sì, prima di entrare, poi ti ridò la parola per entriamo un po' nel vivo di quello che appunto sta succedendo con questi primi vidi stampanti. Quindi già in Mozambico abbiamo avuto notizia oggi del già l'utilizzo delle stampe che sono già in corso, quindi è bello per noi sapere che già il progetto prende corpo ed è vivo ed è attivo. Quindi torno ancora una volta a quello che succedeva in quelle settimane drammatiche di marzo, così un po' anche, come dire, in maniera retorica, ma non troppo, ricordo quello che girava in virale, era questo post in Facebook, insomma sui social, che diceva che a Brescia impari fin da piccolo che non ce la faccio, non si può dire, non ci riesco, non esiste, sono stanco, non ne avrei abbastanza. Quindi testa bassa e lavorare per noi è sempre stato un po' un must,
anche nel periodo peggiore. Cosa è successo per quanto ci riguarda? È successo in quelle settimane di grande emozione, grande difficoltà. Tanti medici nostri, anche infermieri, volontari impegnati, purtroppo in prima linea, però noi non abbiamo mai, come dire, dimenticato quello che erano le necessità, il nostro, un po' la nostra mission, no? Di attenzione alle comunità lontane dei paesi che citavo io e citava Marco. Quindi la responsabilità sociale nostra, come di tutte le ONG italiane, credo, in quella fase, anche in risposta, permettetemi non polemica, a chi diceva dove siete ora che l'emergenza in Italia. Le ONG c'erano in Italia, avete visto quello che è successo anche negli ospedali di campo di Lodi, di Emergency o tante altre situazioni di Medici Senza Frontiere, ma anche noi nel nostro piccolo abbiamo cercato innanzitutto di preservare, come dire, la situazione, di garantire la sicurezza dei nostri all'estero, degli staff locali, degli espatriati, a tutti è stata lasciata libera scelta se tornare in Italia o rimanere. Devo dire che in generale nessuna ONG ha abbandonato il proprio presidio, i nostri espatriati sono rimasti per libera scelta e da lì è nato un po', come dire, l'impegno comune di, oltre che di non fermarsi, anche di fare tutto il possibile, il massimo possibile per poter, in situazioni molto difficili, questo è evidente, lo è ancora oggi, per poter attuare protocolli di prevenzione sanitaria in tanti paesi. Abbiamo scritto un vademecum che è stato un po' un riferimento anche per tante ONG italiane per gestire un po' l'emergenza nei paesi, riconvertendo i progetti anche in funzione delle difficoltà nuove. Quindi soprattutto parlo di prevenzione. Avete visto tutti che, grazie a Dio, diciamo noi, l'espansione, i numeri della pandemia in Africa non sono quelli dei paesi, diciamo, occidentali. Però comunque era importante ed è ancora importante fare azioni di prevenzione, di sensibilizzazione sulla popolazione, sull'igiene sanitaria, fornire dispositivi di protezione. In questa logica poi entra anche il progetto Training for the Future di vigilanza epidemiologica, identificando i casi sospetti, riferendoli dai centri di salute agli ospedali diciamo, più attrezzati, dando supporto farmacologico. Più difficile in Africa pensare anche proprio alla fase più acuta, quindi diciamo, al supporto ventilatorio. Però questo in alcuni casi è successo e succederà grazie anche a questo progetto. Pensate che in tanti paesi il lockdown è stato, non dico uguale a quello dell'Europa e dell'Italia, ma ci è andato vicino come misure prese dai Ministeri della Salute. Quindi difficile, molte difficoltà riuscire a raggiungere le comunità. Noi in Mozambico i nostri progetti sono centrati molto sulle equipe mobili, quindi raggiungere le comunità più disperse per poter fornire servizi di salute di base, ma parlo veramente di assistenza al parto, parlo di trattamento dell'HIV ambulatoriale, parlo di lotta alla malnutrizione, di diagnosi e trattamento della tubercolosi. Questo si diventa molto difficile in situazioni nelle quali tutto ciò che significa per l'Africa naturale, per noi evidente meno, significa rischio di assembramento, ma la gente, voglio dire, si riunisce proprio anche per poter usufruire di questi servizi. E quindi da lì, da blocchi, da impedimenti, era difficile riuscire a continuare a fornire dei servizi. E quello che abbiamo cercato di fare è appunto continuare in questo lavoro in una situazione particolarmente delicata e difficile. Oggi continuiamo a farlo. Quello che il progetto vuole fare è quello appunto di garantire. Allora lì sono cominciati i contatti attivati da subito. E un momento in cui si è trovato d'accordo con Isinova su come muoversi per inviare le stampanti, per poter, chiaramente in realtà ospedaliere un pochino più organizzate, qui penso a Mozambico, che è stato il primo caso, lo citava Marco, dove sono già arrivate, quindi a destinazione dove già stanno stampando dispositivi, dove già, quella è molto bella, una storia che ci piace raccontare, perché per la prima volta il Mozambico avrà un ventilatore pediatrico grazie a questo progetto. E quindi grazie a dei piccoli accorgimenti su un'iniziativa che era già pensata da un'università locale con cui noi collaboriamo, c'è anche un rapporto con un centro di ricerca di Barcellona, proprio per fornire a questo ospedale provinciale di Nyanbane di dispositivi che possano supportare la ventilazione pediatrica,
semplicemente stampando dei componenti, dei raccordi, delle cassette di plastica che mettono in collegamento dei dispositivi elettromeccanici. Capite che quindi parliamo di una tecnologia molto semplice e molto sostenibile, ed è stato molto positivo credo quello di individuare contesti e luoghi, poi su questo magari ci torno, abbiamo anche pensato a un criterio per farlo con delle, diciamo, dei requisiti necessari affinché, e questa è la nostra premura, sempre quello che facciamo sia non solo realizzabile ma sia fondamentalmente sostenibile e possa continuare, come diceva Marco, magari anche in futuro. Ecco, non so se ora vogliamo, Marco, dire un po' come stanno le cose. Hai accennato tu, il Mozambico è il primo, come dire, progetto già attivo, c'è il Burkina che sta partendo, e in Burkina abbiamo questo laboratorio, Hackathlab, i giovani che hanno messo in bellissima anche questa storia, hanno creato una startup, c'era già, però nell'emergenza si sono dati da fare ancora di più, già fornivano negli ospedali di Ouagadougou e di Bobo Dioulasso di materiale di PI, quindi maschere, di protezione o visiere o altro, e hanno una stampante usuratissima, e quindi hanno chiesto, per loro è stata un po' una manna, un po' un fumo al cessereno questa possibilità di avere stampanti nuove, e quindi da lì è nato un po' il contatto e l'idea di riuscire a supportare questi ragazzi per fornire. E non pensiamo che nulla è improvvisato, questi ragazzi hanno fatto un portale di monitoraggio proprio delle disponibilità e delle necessità degli ospedali di Burkina per poter fornire a chi realmente ne ha bisogno dispositivi e materiale per affrontare l'emergenza o per prevenire meglio anche in tante situazioni proprio la diffusione del contagio. Così va un po' avanti anche il contatto con Uganda, quindi dove abbiamo il corso Rehabilitation Hospital, c'è lì un nostro ex volontario, quindi Medicus V, che da anni nella regione dei Grandi Laghi è attivo e ora lavora per questa struttura ospedaliera, e anche lì quindi servirà in maniera diretta per fornire materiale di protezione e di prevenzione, come dicevamo già in Mozambico, in Burkina. Ecco, ci piace raccontare un po' proprio di buone pratiche, di permettetemi la parola, di successo, perché questo deve essere chiaro, evidente, che quello che si fa, si cerca di fare, sia davvero a buon fine, in maniera più pragmatica possibile. Ci manca al momento ancora la possibilità di inviare l'ospedale di Tirana, ospitali Traumes, ma siamo in contatto, addirittura il Presidente della Repubblica si era interessato alla questione, quindi penso che sia questione di giorni o di settimane. Ecco Marco, non so se c'è altro, dal punto di vista più tecnico. Ma allora, come dicevi correttamente tu, la qualifica dei beneficiari è stata una cosa molto importante che noi come Genova abbiamo demandato a voi, alle ONG che ci stanno supportando, perché sicuramente avevate più esperienza in tal senso, occupati un po' più del lato tecnico. Col Mozambico in realtà è andata molto bene, perché Bruno Comini, che era il vostro referente sul posto, si è arrangiato, montato, ha iniziato a stampare, poi con uno dei nostri ingegneri l'altro giorno tramite Skype abbiamo fatto un'oretta di teleassistenza, perché c'era qualcosa che non andava nel caricamento del polimero e si sono messi lì col telefono alla mano e l'hanno risolta. Infatti adesso la stampante sta andando. In questo caso loro avevano già un programma relativo alla stampa 3D, quindi quello che prevedeva la realizzazione di ventilatori polmonari, di cui attualmente il paese era ed è tuttora, adesso hanno iniziato a farli sguarnito, e quindi gli abbiamo dato lo strumento. Stesso discorso per quanto riguarda il Burkina Faso, i ragazzi di Hackathlab con cui ci siamo sentiti, loro hanno già una certa dimestichezza con lo strumento della stampante 3D, e quindi anche in questo caso riusciamo a dare un ausilio ulteriore per continuare a fare quello che stanno già facendo molto egregiamente. Hanno già dei file per quanto riguarda la stampa di mascherine, di visiere, tutto quello che qui serve, quindi stiamo aumentando la potenza di fuoco per stampare e supportare gli ospedali in maniera un po' più
massiva. Con l'Uganda lì dovremmo fare magari un pochino di formazione in più, ma quello non è un problema perché, non l'ho detto prima, lo specifico ora, il progetto si compone di due parti. Quindi la prima fase, chiamiamola la fase A, è quella dell'invio del materiale. La fase B, che in parte si muove in parallelo, su un binario parallelo, è tutta quella legata alla formazione, perché ovviamente non possiamo dare uno strumento senza insegnare poi queste persone, le popolazioni di quei luoghi ad utilizzarle. Quindi realizzeremo dei video, realizzeremo dei tutorial che sono già in fase di sviluppo e che caricheremo in prima battuta sul nostro sito e ci vediamo sulle nostre piattaforme e sui social. L'altra parte è poi quella legata alla piattaforma, quindi se riusciremo a far evolvere il progetto fino a un punto di diffusione abbastanza interessante delle stampanti, ci piacerebbe creare una piattaforma dove poi i beneficiari del progetto, quindi quelli che ricevono le stampanti o anche esterni che già in questi paesi hanno a disposizione questa tecnologia, possono caricare i loro progetti, caricare quelle che sono le loro difficoltà con questa tecnologia oppure dei pezzi particolari che vorrebbero riuscire a stampare, e la community di maker che abbiamo già mobilitato è pronta ad intervenire, a fare una sorta di tutoraggio di questi beneficiari per supportarli in un progetto di diffusione e di divulgazione della stampa 3D. Da lì poi le possibilità si espandono e non hanno, diciamo, limiti, perché si può fare formazione nelle scuole, insegnare ad utilizzare la stampa 3D, si può fare formazione negli ospedali per vedere tramite la stampa 3D come si può intervenire in maniera un po' più seria a livello ospedaliero, si può fare formazione a piccole aziende locali che magari si occupano di ricambistica, si occupano di far lavorare persone al posto. Quindi da lì è un progetto, per questo dicevamo prima, è un progetto in divenire, dove ad oggi la cosa da fare è inviare più kit possibili per supportare le realtà locali da un punto di vista sanitario e con le cose che si vedevano anche in Italia. Anche in Italia c'era chi stampava le visiere, chi stampava i supporti per allentare un po' la pressione sulle mascherine, sulle orecchie da parte delle mascherine, stampava maschere con i filtri intercambiabili, tante cose che adesso stamperanno anche nei paesi dove mandiamo le stampanti. Da lì poi, ecco, come si dice, che l'unico limite è la fantasia, ecco, quindi da lì si può fare un po' quello che si vuole, con i limiti sempre della stampa 3D. Quindi si rompe il motore di un'auto, la stampa 3D ad oggi non è lo strumento idoneo per riparare una cosa del genere. Un giorno però io sono fiducioso che lo sarà, altre tecnologie, altre tipologie di stampanti possono intervenire anche in problemi più concreti. Ne abbiamo dato il via al progetto con Medicus Mundis, Skype e la Caritas Diocesana di Brescia. Adesso sta a noi supportarlo il più possibile, farlo crescere il più possibile e a fronte di una raccolta fondi che speriamo possa proseguire, rendere il progetto più capillare possibile, perché il punto di forza di questo progetto è proprio la capillarità, quindi creare una rete che si possa autoalimentare, si possa sostenere e a cui poi danno man forte gli stampatori makers che sono presenti in Italia e in Europa, che vogliono dare una mano anche a sviluppare questo progetto. Per farlo però serve prima inviare il materiale. Grazie Marco, sì. Quindi a questo punto il criterio che noi ci siamo dati è quello chiaramente di dare priorità a contesti, a relazioni che già esistevano, per cui le nostre ONG o Caritas di Brescia o diciamo Diocesi di Brescia avevano già una relazione, però come dicevi tu, limite alla fantasia, l'unico limite alla fantasia. Quindi la possibilità di aprire anche a nuovi invii dipende chiaramente anche dalla crescita della raccolta fondi. Da parte nostra l'importante abbiamo costituito un comitato per la selezione dei progetti, quindi nulla è lasciato al caso, proprio per dare priorità a contesti nei quali magari qui sembra banale, evidente, ma noi abbiamo necessità di avere la garanzia che ci sia una connessione internet, che ci sia la possibilità di una capacità minima tecnica poi di conoscere e di utilizzare la stampante,
di energia elettrica stabile, tutte cose che diamo per scontato a Brescia in Italia, ma evidentemente che non sono nelle aree rurali dell'Africa. Quindi questo è importante. Nella prima fase sull'emergenza Covid, ripeto, insisto, grazie a Dio, i numeri in Africa sembrano, come dire, smentire le preoccupazioni iniziali legate poi anche proprio a contesti nei quali il distanziamento sociale è evidentemente impossibile, ma tutta una serie di ragioni ci dicono che oggi i numeri, ad oggi perlomeno, tranne alcune eccezioni o realtà, penso al Brasile, non è l'Africa subsahariana, però nelle quali l'epidemia è scoppiata, grazie a Dio non sta succedendo quello che è successo da noi. Quindi importante è dare una garanzia di uso anche al 100%, no profit delle stampanti del kit che viene inviato, e identificare quindi luoghi e contesti nei quali questo sia utilizzabile, sostenibile e praticabile. Quindi quello che facciamo noi adesso, poi se ci sono delle domande, evidentemente sia io che Marco siamo disponibili a rispondere, è un po' un appello a sostenere questa campagna, noi come ONG, quindi abbiamo un po' identificato due teste, uno è 3D for the Future e uno è in generale, le ONG ci sono perché per affrontare comunque questa fase difficile per noi di sostegno alle nostre attività, ai nostri progetti e ai paesi in cui siamo attivi e presenti e continuiamo e vogliamo essere. Quindi l'invito un po' a tutti a donare e a sostenere la campagna, evidentemente tutti i riferimenti sui siti delle tre ONG di Brescia o, diceva Marco, attraverso il crowdfunding di GoFundMe. Quindi io direi che abbiamo un po' raccontato abbastanza, diciamo, a sufficienza quello che erano gli obiettivi, sono gli obiettivi di questa iniziativa che a nostro parere, forse Marco, anche per il risalto che ha avuto, credo anche in questi giorni, leggevo oggi anche il riconoscimento dell'Università di Brescia, penso a Cristian Fracassi per Isinnova, ma in generale Isinnova, a te e a tutti quelli che in questo periodo, quindi come Cavaliere della Repubblica, come riconoscimento dell'Università di Brescia per l'iniziativa, sia insomma quello che orgogliosamente diciamo nelle situazioni anche più difficili emerge come capacità e creatività di riuscire a rispondere ai bisogni in situazioni anche di forte emergenza. Questo credo quello di cui insomma orgogliosamente noi continuiamo a pensare sia necessario fare anche per il futuro, senza dimenticarci mai che per noi le periferie erano qua, quelle necessità erano qui, ma per un momento, poi continuano a esserlo dove non solo Covid, anzi soprattutto non Covid, ma HIV, malaria, tubercolosi e difficoltà di portare a casa, insomma, reddito, continuano a mietere milioni e milioni di vittime in tutto il mondo. E lo scriveva, lo pubblicava in un'intervista a dire il nostro coordinatore medico in Mozambico. Non dimentichiamoci di quell'emergenza, cioè l'Africa è talmente abituata alle emergenze che questa rappresenta per tanti contesti una delle tante emergenze. Per noi non lo è stato, evidentemente, per loro sì, quindi è anche difficile percepire, come dire, l'urgenza o la difficoltà anche anche di non uscire di casa, di comportarsi in un certo modo di fronte all'emergenza, per cui tante comunità, tante popolazioni africane ti dicono sì, però abbiamo vissuto l'AIDS, abbiamo vissuto il colera, abbiamo vissuto l'Ebola. Ecco, questa, diciamo, anche in carità, senza sminuire come dire, il dramma che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in Italia e in Europa e in altri paesi del mondo, però per noi rimane sempre un po' anche l'attenzione a questa necessità, a questa priorità. E credo che questo progetto su questo si stia e si inserisca molto bene. Quindi, Esatto. se non ci sono domande, lascio a te magari, così se hai ancora qualche commento, oppure possiamo anche salutare chi ci ha seguito. Ma nulla, mi ricollego a quello che hai detto tu. Quindi sì, la leva è stata proprio quella. Noi abbiamo visto che a livello locale, enti, istituzioni, società private, la protezione civile sono riusciti a mobilitare davvero tante risorse che hanno dato una mano molto forte. Il problema è esattamente qui, dove queste risorse non ci sono, non c'erano prima per altre emergenze, non c'erano adesso per questa emergenza. Quindi noi vogliamo intervenire proprio qui. Nulla vieta, anzi, assolutamente ci piacerebbe poi coinvolgere anche università italiane, aziende private italiane, piccoli centri di ricerca italiani. Quindi
una volta che si crea la struttura, noi non ci chiudiamo né precludiamo nessuna strada. Grazie, leggo i messaggi che sono arrivati, un paio. Quindi, che richieste di altro materiale sanitario sono poi avvenute dai paesi in via di sviluppo e possibilmente realizzabili in stampa 3D anche fuori dalla pandemia Covid? E in Uganda con quale ospedale lavorate? Il Corso Hospital, abbiamo detto, quindi sì, Rehabilitation Hospital ha una stampante 3D, evidentemente qui le necessità sono di poter sostenere e intensificare la possibilità di stampare materiale. E poi forniamo il link di GoFund per finanziare l'iniziativa, quello immediatamente. A te, Marco. No, allora i materiali che all'inizio si chiedevano erano le valvole e le maschere, per riadattare le maschere e renderle adatte alla somministrazione di ossigeno in terapia subintensiva. Poi quello che si chiedevano e quello che abbiamo messo anche nei primi kit sono gli stessi materiali che mancavano anche all'inizio dell'emergenza in Italia, quindi guanti, mascherine, visiere, disinfettanti, materiali che erano difficili da reperire anche in Italia, che adesso invece in Italia si riescono a facilità. Noi li abbiamo acquistati e li inseriremo nel kit. Cosa è stampabile fin da subito con le stampanti 3D? Si possono stampare delle mascherine dove si può andare a sostituire il filtro in TNT, si possono stampare dei supporti per le visiere, si possono stampare supporti per le mascherine, si possono stampare come in Mozambico alcuni particolari per dei piccoli ventilatori che lì in Mozambico sono ad uso pediatrico e altre piccole strumentazioni. E sto parlando di Covid. Poi la stampa 3D in ambito medico viene utilizzato anche per realizzare dei piccoli sostegni, realizzare delle piccole protesi, viene utilizzata molto in ambito odontoiatrico, ma non è questo il caso perché le stampanti che inviamo non sono idonee a realizzare materiali per l'odontoiatria. Però da lì si può partire. Siamo entrati in contatto con una realtà del sud-est asiatico che utilizza la stampa 3D per creare delle piccole protesi che vanno a fare un po' da gesso, quindi dove l'utilizzo del gesso non è indicato, pazienti molto piccoli o che hanno delle difficoltà o quindi in contesti dove mantenere anche un certo grado di pulizia e igiene è molto importante, si possono andare a creare dei supporti che sostituiscono in un certo qual modo il gesso e quindi anche quelli sono realizzabili in stampa 3D. Per quanto riguarda il link, credo che se l'ho fatto io più volte, quindi su GoFundMe si scrive Isinnova, automaticamente compare la campagna. Sì, tutte 3D for the future, 3D for the emergency, sono tutte parole chiave che sì. Si trovano. Ecco, poi possiamo fornire anche appunto anche il nostro. Il codice, esatto, ci sono anche gli estremi bancari dell'associazione. Esatto, quindi anche a sostegno della campagna che ci sono, che comprende appunto 3D for the future, poi se andate sui siti trovate tutti i riferimenti. Io vedo che siamo in perfettissimo orario, quindi credo che abbiamo esaurito il nostro tempo. Ringrazio ancora una volta Camilla, Marco Simonelli e chi del Festival e il dottor Stefano Bella ci ha dato questo spazio per raccontare questa storia. E a tutti diamo appuntamento a novembre al Festival della Salute, saremo presenti, saremo attivi, speriamo vivamente di poterlo fare, raccontare in una forma diretta in presenza. Grazie a tutti ancora. Grazie a tutti. Ciao Marco, grazie. Ciao ciao.